stato della ricerca in Italia e sappiamo che i geologi non vengono molto ben considerati. Quindi già da qualche anno io faccio il vigile urbano. Come tale, con la mia professione, immaginatevi, tutti i cittadini vengono da noi per farci capire, farci conoscere le loro problematiche e ci rendiamo conto anche, tra l'altro, di come spesso le istituzioni rispondono con un muro di gomma che assorbe le istanze dei cittadini anziché dare una vera risposta. Poi ero stufo anche di brontolare e basta, quindi ho deciso di mettermi con il Movimento 5 Stelle e tra l'altro ho supportato il nostro consigliere nella precedente consigliatura comunale, scrivendo anche interrogazioni, articoli, mozioni. Ecco, io penso che il Movimento 5 Stelle attualmente sia l'unica forza politica che permette ai cittadini di fare politica in modo trasparente, pulito, senza alcun tornaconto e senza accordi sottobanco con nessuno. Con il Movimento 5 Stelle mi sono occupato soprattutto del bilancio del Comune di Venezia, che come molti sanno è in una situazione disastrosa. Naturalmente mi sto occupando anche di problemi della regione, in particolare mi sono interessato di temi riguardanti il dissesto idrogeologico, per il quale chiediamo una maggiore pubblicità di dati, il tema del turismo, per il quale vorremmo privilegiare un turismo di qualità prima che di quantità, i problemi della sicurezza, per i quali noi vorremmo che ci fosse un maggiore dialogo tra i responsabili delle forze dell'ordine e i cittadini, e naturalmente i temi della sanità, che sono prettamente regionali. Proprio per questo motivo qua ci troviamo di fronte all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Ecco, questo ospedale è praticamente il peggior affare del secolo da parte della regione Veneto. Qui le giunte di Galan e Zaia hanno sprecato centinaia di milioni di costi in più, costi che poi si ripercuotono nelle tasche dei cittadini, ma si ripercuotono anche in minori cure. Ecco, e questo per accontentare sempre le solite ditte che hanno appalti ogni volta non si sa come in tutto il Veneto. Ecco, con noi questa cosa non può succedere. Perché? Basti pensare che per la nostra campagna elettorale in tutto il Veneto avremo speso forse meno, sicuramente meno di 30.000 euro. Ecco, pensate che un unico candidato di un altro partito spende molto di più. Quindi noi non abbiamo amici da accontentare una volta eletti. Per questo io vi chiedo il 31 maggio di votare per noi, votare per il Movimento 5 Stelle. E soprattutto io vi chiedo di liberarvi da un'oppressione che abbiamo tutti ed è nelle nostre teste. Questa oppressione si chiama delusione, rassegnazione e pensare che non ci siano più speranze di cambiare. Ecco, bisogna che ci liberiamo da questo modo di pensare. Quindi il 31 maggio votate per noi e festeggiate assieme a noi una nuova festa della liberazione, la liberazione dalla rassegnazione. Saluto a tutti. Siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno vale paro, vale, vale paro. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale paro, ognuno vale paro, ognuno vale paro. Siamo partiti.